diretta. Salutiamo solo il pubblico. È un'occasione particolare perché probabilmente non abbiamo mai avuto tanti autori insieme qui in libreria, qui in Piazzetta Masurro, qui da Io ci sto. Buonasera a tutti ed è un piacere di tutti quanti qua, è un piacere continuare perché io ci sto a fare dei regali a questo quartiere, a questa città. Io ci tengo molto a dire questo, io ci sto a fare un regalo ogni giorno che hai, non lo dimenticate mai, perché non dateci per scontati, questo è importante. Grazie a tutti e buona presentazione. Eccoci nella mia libreria preferita, con i miei amici scrittori, con persone che conosco e frequento nella vita letteraria, ma non solo. Allora, è strano per me parlare di questo libro perché io sono dentro e fuori questo libro, nel senso che io non sono in questa meravigliosa compilation napoletana per un atto di viltà in parte, perché quando è nata dalla mente vulcanica di Mirella Armiero questa idea, stavamo ancora uscendo dal Covid, non so se vi ricordate, mascherine e tutto quanto, eravamo tutti ancora un po' rinchiusi nel nostro bozzo, e Mirella dice no, usciamo, andiamoci a prendere una cosa, è un posto bello, vediamoci, immaginiamo un progetto di parlare di Napoli. E io dissi sì, che bello Mirella, partecipo subito. Poi man mano le riunioni andavano avanti, io venivo sempre più presa da un senso di un po' di angoscia, di inadeguatezza, un po' ero presa dall'attività di scrittura del romanzo, però questo non mi giustifica del tutto. E ho poi iniziato a pensare come si può ancora riuscire a dire qualcosa su questa città, su questo è stato detto tanto, molto spesso a sproposito, le narrazioni si moltiplicano, ogni volta che si dice qualcosa su Napoli, il secondo dopo quella cosa è come se fosse già bruciata, già terra battuta, te la rileggi e dice no, non è vero questa cosa che ho scritto. Mi è capitato anche a volte di scrivere sulla città e subito dopo ho avuto l'impressione che non fosse tutto giusto, che fosse parte di un immaginario che avevo alle spalle, di radici che erano già stratificate dentro di me, di aver attinto alle parole di qualcun altro, una parola di Edoardo, una parola di Ortese, una parola di La Capria, insomma tutto questo, questo humus, questa vitalità, questa terra fertile di racconti già fatti bellissimi, ecco il sospetto che in qualche modo avessi pescato dove avevano pescato già gli altri, ragione per cui a un certo punto io ho sentito che non mi sono sentita all'altezza del compito e quindi ho rinunciato e quando invece le cose sono andate avanti, quando mi è arrivato dalle mani questo libro meraviglioso, ho detto ecco, voglio vedere dove mi sono fermata io e dove sono arrivati gli altri. Ho visto che gli altri sono arrivati in punti che non avrei mai immaginato. Questo è un libro che riesce a raccontare la città da punti di vista differenti, dal racconto, reportage, l'autonarrazione, con l'ironia, con la forza, con la conoscenza di luoghi, perché un'altra caratteristica secondo me molto interessante tra i vari percorsi è quello che ognuno ha raccontato un pezzo della città, anche minimo, però per aver calpestato quei ciottoli, quelle mattonelle. Quindi anche questo significa cercare di fare a meno tutto l'immaginario già consolidato e provare a dire invece qualcosa che non c'era. Un libro godibilissimo, non solo per la qualità di scrittura di tutte le partecipanti all'antologia, ma anche per l'idea di fondo che unisce questi racconti, questi punti di vista, che effettivamente sono come degli strumenti all'interno di un unico concerto, con dei fili rossi molto riconoscibili e con un'identità forte, cioè siete riusciti effettivamente a creare un gruppo che io spero che possa, no, perché anche questo è una comitiva di turisti nella propria città, no, perché anche questo è un po', io credo, una cosa che manchi alla città, il fatto che ci sono tante voci, tanti punti di vista, tanti intellettuali, insomma, una volta, non so se questa parola possiamo ancora usare oppure è andata fuori moda, ma adesso lo chiediamo anche a Mirella,
e che sono riusciti a fare squadra, e non è una cosa semplice, sono riusciti comunque a creare una comunità. Io di questa comunità sento di far parte, nonostante il mio atto di viltà, e quindi ringrazio Mirella per avermi fatta sentire parte di questo. E, niente, una delle cose di cui mi rammarico di più, oltre a non aver scritto, è non aver partecipato ai meravigliosi aperitivi, terrazze e luoghi meravigliosi. Ora questo libro, per uno scherzo benefico del destino, esce in un periodo in cui di Napoli si parla tantissimo, non solo per le vittorie calcistiche, anche per boom del turismo, e anche questo viene analizzato in maniera critica, cioè questa cosa che Napoli viene attraversata da questa fibrillazione di turisti, di persone che arrivano e non sempre però riescono a comprendere poi le dinamiche della città, in qualche modo ne rimangono ammaliati, storditi. È un libro anche politico, perché poi, ecco, non si parla solamente di esperienze personali, ma c'è anche una visione politica di quello che a Napoli purtroppo manca un po' da sempre e che rimangono punti dolenti della città. Dunque io, insomma, rinnovo i miei complimenti, un po' la mia invidia meschina nei confronti di tutti voi che siete riusciti in questo compito incredibilmente difficile di affrontare il golem narrativo di Napoli da punti di vista così intelligenti e originali, e volevo però cedere la parola a Mirella che ci dice qualcosa su come è riuscita con grandissima caparbietà a tenere insieme l'idea, il gruppo, le narrazioni fino ad arrivare a questa opera che rimarrà, io sono convinta che rimarrà, su Napoli. Grazie, grazie. Grazie a Bionardone. Io, diciamo, innanzitutto lei sicuramente era parte del progetto, io non direi che è un atto di viltà, io direi che comunque tu nel frattempo hai fatto tante altre cose meravigliose, che quindi tenevi tanti fili insieme di tanti lavori, e che nel frattempo ci hai anche fiancheggiato, anche scrivendo poi quel pezzo bellissimo che effettivamente è uscito sulla stampa e che ha compreso la natura di questa operazione. Poi la mente diabolica, diciamo, dell'operazione non sono solo io, perché io devo chiamare in causa anche Alessio Forgione, mi dispiace, perché non lo so se lui si vuole riconoscere nell'origine del tutto, però insomma tutta l'idea è venuta fuori da una conversazione tra me e lui, e proprio lui disse: ma perché non facciamo qualcosa tutti insieme, nonostante proprio poi le diversità. Anche lui tra l'altro è uno che rivendica la propria autonomia, la propria voce, la propria originalità, quindi non è che sia semplice mettere insieme tante voci diverse, però lui fu uno dei primi, cioè fu il primo con cui pensammo, forse proprio perché uscivamo dalla pandemia, avevamo voglia di fare qualcosa che implicasse una collaborazione intellettuale tra le persone, e quindi diciamo nacque questa idea di fare questo libro. Quindi le menti diaboliche sono almeno due, quindi io lo chiamo come in causa, come colpevole insieme a me. E poi abbiamo fatto, insomma, quello che è stato bello effettivamente vedere che nasceva questo gruppo, perché abbiamo condiviso quest'idea, tu hai detto politica, effettivamente, anche se poi ce ne siamo andati ognuno per una propria strada, l'idea politica c'era, cioè quella di non dare una lettura scontata della città, di non assecondare il mainstream, di dare una lettura più autentica, di cercare di raccontare dei luoghi che non fossero i soliti luoghi, ma nemmeno né i soliti luoghi del passato, ma neanche i soliti luoghi del presente, delle serie TV, dei racconti, delle grandi narrazioni di questi ultimi anni, che poi sono diventate stereotipo anch'esse, no? Come Gomorra, che insomma tra gli autori c'è tra l'altro Fortunato Cerlino, che ha interpretato il boss Savastano, no? In Gomorra, quindi lui l'altra volta, un'altra presentazione romana, rivendicava anche tutta l'importanza di quella narrazione di Roberto Saviano, che condivido anche, però poi dopo, diciamo, si è aperta la via del gomorrismo, cioè degli epigoni, di questa ripetizione di maniera. Quindi cercare di sfuggire a questo, e poi, che vi devo dire, sono nate secondo me davvero delle belle collaborazioni, cioè io ho sentito in questi giorni discussioni tra di loro, eccetera, approfondimenti, idee che sono nate, la proposta di Angelo Petriello e anche di altri di far nascere una rivista poi da questo incontro tra tanti anni. Da 25 anni. Vabbè, e quindi insomma questa potrebbe essere una proposta successiva. E,
sicuramente rispetto, questo ce lo siamo detti anche in altre presentazioni, rispetto agli intellettuali del dopoguerra che erano molto litigiosi, che si spaccarono, che poi andavano via da Napoli e rifiutavano, poi anche non volevano tornare, gli intellettuali di oggi, perché sono sicuramente fior di intellettuali, sono più capaci di andare fuori e poi tornare, e quindi riesce ad incamerare delle esperienze e poi farle proprie e tornare anche in città e spenderle qui. Quindi non sono così litigiosi, come almeno finora non c'è stata nessuna spaccatura, poi forse ci sarà, però diciamo finora nessuno ha scritto ancora il mare non bagna Napoli facendo litigare tutti quanti gli altri, quindi per ora la collaborazione è bella, secondo me è interessante, possono venire fuori delle cose molto intelligenti, spero. E, niente, a noi comunque sicuramente è piaciuto e ci siamo divertiti, c'è questo aspetto anche goliardico sicuramente, non è che proprio facevamo gli aperitivi in terrazza, mi sembra un po' troppo, però no, diciamo gli aperitivi in terrazza no, però avevamo scoperto questo luogo che oggi non esiste più, che è Casa Tolentino, che era un bed and breakfast con questo grande giardino seicentesco al Corso Vittorio Emanuele, che nella parte finale della sua esistenza, perché poi dopo insomma ha cambiato destinazione, quindi diventerà sede universitaria, ci ha lasciato la possibilità di incontrarci lì, ed effettivamente era molto molto bello, un posto che ed era diciamo un po' il simbolo, perché era un posto nascosto, non lo conosceva quasi nessuno, anche quando ho portato voi, in fondo insomma credo che forse nessuno di voi ci fosse già stato, e quindi era un po' nella nostra idea quella di scoprire questi lati nascosti, questi segreti, queste meraviglie che Napoli ha, e di raccontarle con uno sguardo come sempre anche disincantato, perché poi ecco insomma c'è pure tutta un'altra parte del libro che più provocatoria, no? Contro Napoli, contro la Napoli del turismo, contro la Napoli patinata che sta diventando, la città che sta diventando oggi una sorta di Luna Park. E quindi insomma abbiamo messo insieme queste cose, il risultato è questo, ora dobbiamo fare, non lo so se questa presentazione la facciamo, che ognuno parla di un altro come avevamo pensato, che pure sarebbe bello, oppure andiamo così come è il nostro solito. Ah, ok, allora io incomincerei subito da Benedetta Palmieri, che è stata stracitata in questi giorni, i primi pezzi che sono usciti sui giornali citano spesso Benedetta, perché il racconto di Benedetta è un testo molto provocatorio, no? Cioè, in un libro che parla di Napoli con tutti i scrittori napoletani, la prima cosa che dice basta parlare di Napoli, che è veramente un ossimoro anche per noi stessi, è stato molto citato, molto apprezzato, quindi non lo so se vogliamo partire da quello, ti passo la parola, Viola. Allora, siccome noi libri li leggiamo, non guardiamo solo la copertina, a differenza del nostro ministro per la cultura, noi li leggiamo proprio, cioè li apriamo, leggiamo tutte le pagine, la prima e l'ultima, mi piacerebbe che parlassero le storie e poi che magari ognuno ci raccontasse la sua prospettiva. Allora, Benedetta Palmieri, tutto il resto è palcoscenico. Vorrei che di Napoli non si parlasse più, vorrei che non ne parlassimo noi e che non ne parlassero gli altri. Noi che passiamo la vita a parlare di Napoli e di noi, di quanto fa schifo, di quanto è bella, di quanto ti fotte, dell'effetto che ci fa ogni giorno, noi che ci parliamo addosso, e gli altri vorrei che la lasciassero in pace. Buonasera, innanzitutto grazie a tutti, grazie anche a Viola. E, sì, è vero, è stato abbastanza citato e vabbè, io sono molto contenta, non è che la cosa mi secchi, però insomma anche un po' stranita, perché poi insomma invece il libro l'ho letto tutto e so quante cose belle ci sono. Allora, io in realtà ho vissuto la stessa paura di Viola, cioè sì, proprio la Mirella lo sa, tant'è che in realtà io come se avessi fatto un po', credo, la parte distruttiva prima di quella costruttiva, no? Cioè sono andata un po' tutto quello che non mi piaceva e che non volevo si dicesse, magari ci sono stati altri che hanno avuto invece, sono stati molto più avanti, come tu hai detto, io voglio vedere dove sono arrivati gli altri, ci sono persone che sono andate molto più avanti di me e che magari sono riusciti anche invece a dire delle cose più propositive. E poi l'altra cosa che ho fatto è, devo dire, però questo perché è sempre un mio modo diciamo, di muovermi, un po' perché devo essere diciamo, un po' più consapevole delle cose che dico, un po' perché mi sembra più giusto analizzare prima il mio atteggiamento rispetto a delle cose. E rispetto a questo, per esempio, mi è capitata,
me ne capitano continuamente, perché io poi non è che sia così lontana da alcuni dei nostri cliché. Recentemente mi è capitata una cosa, quindi praticamente il corso diceva cambiamo ogni tanto, devo dire, diciamo, mo cambio quello che dico, quindi sono andata a una, un paio di settimane fa, una manifestazione enologica con mio compagno in galleria, e a un certo punto abbiamo capito che dopo una serie di degustazioni, storia di cui sono stato testimone, Napoletana Gas fece dei lavori per le condutture del gas sulle scale e iniziò a distruggere il vaso di queste scale, per cui iniziò a girare una petizione per, tra gli abitanti delle scale, per interrompere questi lavori e chiedere il restauro dei vasoli che erano stati danneggiati, eccetera, eccetera. E la cosa che mi colpiva di più, che mi colpì di più in quel momento, era, fu come tutta una serie di persone che in genere sono dei campanilisti sfrenati, amano la città, non perdono occasione di dire quanto è meraviglioso essere napoletani, quanto è bella questa città e roba del genere, rimanevano indifferenti, assolutamente passivi di fronte a un momento di distruzione delle scale, di un pezzo della città che amano così tanto. E quindi ho cercato un po' di raccontare questa storia senza puntare il dito sulle persone, per carità, questo è stato un testo dove io, insomma, ho cercato di confrontarmi con una scrittura diversa dalla scrittura di narrativa, che è quella che ho sempre praticato. Volevo che fosse quasi una conversazione con il lettore, quindi senza star lì a giudicare, a dire delle cose. Volevo semplicemente esporre i fatti, parlare di quello che era successo, fare delle considerazioni e lasciare che poi in chi leggesse emergessero le sue di considerazioni. E niente, questo è quello che ho fatto, il racconto è lì e non mi dilungo a parlarvene, lo leggerete, chi lo leggerà, e spero vi piaccia. Grazie. Edoardo Savarese ha scritto un testo in cui ci porta in vari luoghi della città, è un viaggio attraverso vari luoghi della città, è un viaggio che arriva anche alla periferia e poi torna nel cuore della città e attraversa vari luoghi, varie dimensioni, ma attraversa anche la storia e la cultura della città, quindi mette insieme tutti questi aspetti che sono intimamente legati, il corpo della città e l'immaginario della città. Il suo pezzo si chiama Nel petto un Vesuvio e inizia con una citazione del Salmo 76 che dice: può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? Questa maniera di parlare di sé parlando d'altro e di parlare d'altro parlando di sé è la mia maniera di propormi, ma credo che appartenga a molti scrittori, a cominciare da Rousseau e da Stendhal. Questa è una frase di Raffaele La Capria, si trova in Cent'anni di impazienza. Leggendola ho pensato che il medesimo procedimento forse è necessario per scrivere / parlare di Napoli. Quando uno scrittore è napoletano e parla di sé, poi non parla sempre, quale che sia il modo, la forma, di Napoli. Stendhal era francese, ma Napoli c'è stato e di Napoli ha scritto. Il teatro lirico della città di Napoli, San Carlo, esibisce con compiacimento la frase che lo scrittore d'Oltralpe gli dedica. A dire il vero, io sono della provincia di Napoli, di una provincia fortunata, perlomeno secondo i canoni dell'estetica, nacque e crebbe a Vico Equense, paese che dà il via al dipanarsi della costiera sorrentina. Edoardo, ci racconti questo tuo viaggio tra Napoli e provincia e ritorno? Sì, si sente. Buonasera a tutti, grazie anche perché questa è la prima presentazione a cui, per ragioni contingenti un po' complicate, la mia vita oggi riesco a partecipare, quindi mi fa molto, è anche molto inaspettata, diciamo, non ero, infatti siamo un po' stretti perché non era contemplata la sedia anche per me. E allora io vorrei innanzitutto dire una cosa che ho già detto a Mirella, e c'è un senso di gratitudine anche ad Alessio, diciamo, che so essere dietro l'ideazione di questo progetto. Perché è vero che lo statuto dell'artista è cambiato tanto
e quando io no, diciamo, noi studiamo l'arte del 500 e del 600, apprendiamo di queste opere straordinarie su commissione. Quindi si dava un tema perché l'opera doveva servire a qualcosa di specifico, no? La pala d'altare che serviva alla chiesa francescana per ricordare quel santo, e Caravaggio si metteva e faceva la pala d'altare, cosa che, diciamo, nel canone della libertà dell'artista contemporaneo sembra una cosa strana, costringente, che non ti dà la possibilità di esprimere realmente quello che tu vuoi. Invece il fatto di avere una consegna così pesante, complicata, come parlare di Napoli, è stata una sfida, ma poi, come tutte le sfide, tu riesci a trovare una forma per dire quello che comunque per te è importante, però non, tu stai scrivendo che non è importante solo per te, proprio perché c'è un progetto condiviso, c'è una scrittura collettiva in qualche modo. Allora, un po' la chiave di lettura per me è stata questa. Ho scelto come punto di riferimento l'icona delle icone, il Vesuvio. Il titolo del racconto è una frase del libretto di Così fan tutte di Mozart, che è ambientato a Napoli. Nel petto un Vesuvio, che insomma è un duetto d'amore molto ardente, in cui la protagonista Dorabella dice appunto che le sembra di avere nel petto un Vesuvio talmente arde di desiderio, non per il suo fidanzato ma per un amante. E mi sono chiesto, ma il Vesuvio si può guardare da tante prospettive? E pensando a queste prospettive ho pensato poi la cosa che secondo me è stata importante per far sbloccarmi, perché io sono uno degli ultimi a aver consegnato questo racconto e sono stato 6 mesi totalmente bloccato, cioè il fatto che io non sono veramente di Napoli, sono come tutti i provinciali, non sono napoletano, non ho fatto i licei napoletani, non ho frequentato, sono arrivato a Napoli dopo l'università a viverci, però quando io per esempio vivo al Vomero sento i vomeresi radicati a questo quartiere come se fosse la terra promessa, per me questo non ha senso. Cioè, ho scelto la casa perché mi piaceva, ma poteva essere anche a Piazzetta Nilo. Allora, questo senso di esserci e non esserci, stare con un piede dentro e un piede fuori, penso che aiuti molto a parlare di una realtà ingombrante come Napoli. Poi io sono con un piede dentro e un piede fuori anche un po' nella vita, nel senso che io sono un magistrato che scrive. Quindi io mi accorgo che i colleghi mi guardano sempre come una strana bestia e che anche gli scrittori, io, vabbè, quello è il magistrato, non è scrittore. Quindi questa sorta di stare con un piede dentro e un piede fuori è un po' una caratteristica esistenziale, che per certi versi è faticosa e per altri versi è molto interessante, perché io non vorrei sentirmi mai intruppato dentro una campana specifica di nessun genere. Ed è un racconto scritto nel mese dei morti, perciò mi sono sbloccato, e Napoli è città dei vivi e dei morti, come tutti sappiamo, dopo aver subito delle perdite molto dolorose all'inizio di quest'anno di amicizie, e per cui io penso che le anime del purgatorio, a cui io credo fermamente, mi abbiano aiutato a far venire fuori questo scritto. Ho detto, io non sono napoletano, mi viene in mente che nessuno di noi è napoletano, ognuno è napoletano del suo quartiere, quindi no, un po' come la parabola dei ciechi che incontrano l'elefante, ognuno è capace poi di fare la ricognizione di quel pezzo, e questo libro aiuta tutti i ciechi a mettere insieme i pezzi, a costruire un'immagine, quindi in maniera solidale a ricostruire i vari pezzi della città. Diego, noi non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti stasera, cioè ci conoscevamo ma non ci conoscevamo personalmente, solo per fama, per racconto. E, allora, tu ci porti nella Terra dei Fiori, un titolo molto provocatorio perché è la Terra dei Fuochi, quello a cui siamo abituati, no? Quindi anche qui la
un problema serio della città, che è diventata anche questa un'etichetta, e quando le definizioni diventano etichette perdono qualsiasi connotazione semantica, perdono di significato e diventano uno slogan. Tu fai questa sostituzione, ci porti nella Terra dei Fiori e decidi di fare un'esperienza, un'incursione in un luogo molto particolare. Io vi leggo l'incipit. Napoli, domenica 20 febbraio, ore 6:05. A parte la mia voce si sente solo il pigolio degli uccelli sugli alberi di via Chiaia. Il cielo è blu, quasi nero, lo stesso di un abito da donna in vetrina, color Armani. La strada è vuota e sporca, bottiglie, carta, cibo, resti della notte. La festa, il piacere, lascia alle sue spalle sempre solo una cosa. La chiavica, sussurro al registratore come un vecchio matto che parla da solo. Neanche a dirlo e incontro un signore con barba bianca e zoccole ai piedi, una figura nota, lo vedo tutti i giorni sulla panchina di Piazza dei Martiri, però non ci salutiamo mai. Uè, uaiù, mi dice oggi, alzando pure il braccio. Ricambio il saluto. Allora, dove ci stai per portare? Ma come leggi bene, mamma mia, wow, fai diventare bello pure il pezzo mio, guarda. Grazie. Allora, io mi sono... Grazie a Mirella per la possibilità di partecipare a questa antologia. Io non parlo molto, so già cosa devo dire dopo, perché nel contratto con Mirella ho una frasetta finale che devo dire, però forse devo dire anche qualche altra cosa prima. E quindi ho scelto questo luogo, il Mercato dei Fiori di Ercolano, perché non lo conoscevo, e visto che proprio in quei giorni in cui si parlava di questa antologia, questa mia amica penalista, che ora fa la fioraia, mi ha invitato a andare a vederlo. Quindi una domenica mi sono svegliato alle 6:15 e sono uscito alle 6:05, lei mi è venuta a prendere a Piazza delle Martire e siamo andati in questo posto, che è un posto bruttissimo, non è un posto bello, è una specie di capannone grande quanto la Floridiana, gigantesco, enorme, pieno di fiori di plastica, piante, e con tanta gente. Insomma, a me mi ha appassionato molto, ho voluto scrivere un pezzo su questo, è molto pieno di puzza, perché poi quando tu sommi il profumo diventa una puzza orribile, tipo quella di cimite. Ho raccontato questa visita a questo posto e niente, ma io non sono molto intellettuale, io sono uno che gli piace raccontarmi cose, ma senza troppo, poi gli approfondimenti ci sono, perché sai, ognuno di noi ha, come dire, un inconscio che esce fuori anche quando cerchi di non farlo uscire, e anche la tua intellettualità comunque esce fuori anche quando tu cerchi in tutti i modi di nasconderla, come faccio io. Ma io sono un commerciale e per questo Mirella mi ha chiamato in questa antologia. Ci abbiamo scritto un contrattino dove io devo dire questa frase, sempre la stessa, a ogni presente. Io sono un bravissimo scrittore, ma sono molto più bravo, sto dicendo pure male. Oltre a essere un bravissimo scrittore, sono anche un bravissimo pittore. Questo è il motivo per il quale chi comprerà una copia di questo libro riceverà anche un acquarello disegnato dal sottoscritto, che farà decollare istantaneamente il valore del libro. Quindi vi conviene comprare, vabbè? No, vi conviene comprare e poi farvi fare il disegno da me. Vabbè ragazzi, ovviamente sto scherzando, però questa parentesi mi diverte, questo siparietto mi diverte farlo. Gli acquarelli ci sono, li ho portati. E quindi ripasserei la parola a Viola, grazie. Vabbè, dico, ma bastava dire questo, invece che fatto la presentazione, letture, cose, bastava dire ogni copia acquistata un acquerello del maestro, era già era sufficiente questo. Lo dovevi dire alla fine, allora, cioè, ma sei d'accordo? E tu lo dicevi alla fine, sto fatto, lo facciamo trapelare subito. Stavo facendo tutto questo, la presentazione, chiacchiera, vabbè. Allora, la prossima presentazione, tu, colpo di scena finale, e ora per ogni copia acquistata... Così non se ne va, conviene dirlo prima, se poi se ne va... Ho capito, no, io ero più per la selezione naturale, chi resta poi ha... sono punti di vista differenti. No, pensavo questo fatto dei fiori, del profumo dei fiori, quando i profumi si sommano fanno una puzza, ma è una metafora di Napoli.
tanti profumi, di tante cose diverse, tutte queste cose belle, reca, pizza, il mandolino, la bellezza, e tante puzze fanno il profumo che... Ok, va bene, anche questo è vero. Segnate le ste frasi, però alla fine. Allora, Enza, eccoti. Il racconto di Enza Alfano si chiama Chi può mettere e chi non può prendere. È una frase che è diventata un po' anche questa simbolica di Napoli durante il Covid, e come tutto quello che riguarda la città poi si confonde tra verità e fantasia, però anche qui si va in un posto molto reale, in un quartiere molto reale, e si racconta una storia bellissima. Io sono rimasta molto commossa nel leggere questa storia, molto toccante, non anticipo nulla perché anche qui voglio il piacere, scusate, io non so se leggo bene o male, però per me la lettura è un tale piacere che mi piace condividerla. Marzo 1986, via Miroballo al Pendino, è una strada breve che da Corso Umberto si inerpica fino ai Decumani. Da lì ci si mette nel centro antico della città, il cuore pulsante dei vicoli, con le vie famose per i pastori, la pizza fritta, l'antico macellum sottoposto a San Lorenzo Maggiore, la Napoli sotterranea, la cappella del principe di San Severo, col miracolo del Cristo velato, la chiesa delle Capuzzelle. Abitare qua è un privilegio, ma ancora non lo sapevo. Mi mancava lo stupore necessario per cogliere la contraddizione. L'attrito evidente tra miseria e bellezza mi sembrava naturale. Vivevo al civico 19, alle spalle del mio edificio si vociferava, si nascondesse Peppe M, il boss del quartiere, latitante da anni, e in effetti in quel vicolo c'era sempre uno strano viavai di brutti ceffi che senza casco cavalcavano potenti motociclette. Allora, questo è solo l'inizio, ma a un certo punto in questa strada, in questo contesto, in questo brulicare di vicolo di umanità, compare una presenza molto importante. Ce lo vuoi raccontare? Sì, Oscar, in realtà oggi si dice senza fissa dimora, all'epoca si diceva Barbone, e in realtà via Miroballo al Pendino è la propaggine estrema di quello che sono i Decumani, la via dei Pastori, San Gregorio Armeno, però dietro al grande archivio c'è anche il dormitorio pubblico, quindi c'era questa grande struttura che si apriva alle 19, io infatti che ero più giovane, insomma, più idealista, dicevo, ma perché così tardi, se c'è questa struttura perché non possono entrare prima? Mia madre diceva no, quello è il dormitorio, lì vanno a dormire, però in realtà questo dormitorio attirava anche tutti questi barboni che non sapevano bene se dovevano andare a entrare o non entrare, perché poi c'erano delle regole d'accesso e anche di comportamento alle quali bisognava attenersi, a cui le suore che gestivano questo dormitorio tenevano tantissimo, perché chiaramente il problema di queste persone non era solo la povertà, ma era proprio una forma di asocialità, di disadattamento sociale, e quindi loro pretendevano che ci fosse prima la doccia, poi andassero a cena in un certo modo, insomma un ritorno a delle regole di convivenza, per cui molti arrivavano ma rimanevano per strada, non riuscivano, entravano dopo mesi, oppure andavano una volta e poi non ci tornavano più. E quindi tra Oscar e mia madre nasce questa amicizia, perché si scopre che Oscar in realtà forse era un insegnante di filosofia come lei, chi lo sa, chi lo aveva portato lì, questa cosa non si è mai saputa, perché lui rifiutava il dialogo con tutti, invece con mamma iniziò questa amicizia, lui le chiese uno spazzolino, io lo racconto, e questa sì, era una cosa pazzesca perché a lui mancava tutto, però lui le chiese uno spazzolino, mia madre portò solo uno spazzolino perché lei fu subito brava a capire come doveva parlare con questa persona, cosa che invece noi ragazzi non avevamo capito, perché noi andammo a fare questa serata di canti napoletani al dormitorio e pensando di portare là chissà che cosa, invece non portammo proprio niente, perché il problema di allora come di oggi è che in questa città che viene rappresentata, uno degli stereotipi sono questi panni appesi, perché si dice che questi panni stesi creano un dialogo tra le case, ma non è vero, perché non dialoga nessuno, cioè c'è una stratificazione così robusta, per cui per esempio mamma era l'insegnante, quindi nel quartiere aveva un certo rispetto, era sicuro che a lei la borsa non la scippavano, poi c'era il professore Pacelli, quindi che insegnava storia dell'arte, e c'era il boss latitante nascosto.
posto che nessuno vedeva mai, e queste gerarchie, si rimaneva comunque ognuno al proprio posto, e anche volersi scambiare, anche tendere una mano, alla fine non era tanto facile, era molto difficile. Infatti io ebbi subito questa sensazione che alla fine noi avevamo fatto il nostro, diciamo, show, ma che rimaneva il nostro show, e che non avevamo assolutamente avuto la capacità di influire nemmeno per una sera sulla vita di quelle persone, così come quelle persone non cambiavano la nostra. E questo secondo me è il problema grave, cioè quando la collettività insieme non si trasforma. La cosa che secondo me questo libro ha è proprio questa forza, che non è quella di essere intellettuali o di non esserlo, perché poi alla fine ognuno ha scritto di testa sua, però tutti appoggiandosi sul racconto dell'altro. Ecco, io questo l'ho sentito molto, cioè sono andata molto sicura di quello che facevo, non sicura di fare un grande racconto, ma sono andata sicura che laddove il mio racconto avesse delle lacune sarebbero state colmate dal racconto che veniva prima o dopo di me, perché alla fine veramente questo è un libro collettivo. Però mamma era una persona speciale, infatti mi piace ricordarla stasera, e Oscar era una persona speciale, e loro si sono capiti come nessun altro è riuscito a capirlo, e come poi vedrete per quello che è l'epilogo di questo racconto, insomma. Sì, no, mi vengono in mente due cose. La prima è che panni stesi da vera abitudine napoletana consolidata è diventata anche questo un traversamento e una carnevalata, perché adesso nei vicoli dei quartieri spagnoli i panni stesi li mettono a beneficio dei turisti, quindi sono dei finti panni stesi, ecco, quindi anche questo un'esibizione di una napoletanità vera e nello stesso tempo anche falsificata. E allo stesso modo il concetto di solidarietà di cui poi parla il tuo racconto, c'è una solidarietà napoletana che viene anche un po' mistificata e travisata, è una solidarietà vera come il gesto dello spazzolino. Quindi le due cose, sempre insomma questa difficoltà di distinguere poi la narrazione, l'autonarrazione, le cose vere della città, che modestamente noi possiamo raccontare perché le conosciamo. Dal Pendino a Posillipo, seguiamo Angelo Petrella nella Stagione degli Amori. Dove abitavo io a Posillipo era un'enorme salita piena di curve e palazzine. Sotto ogni palazzo c'era un grande giardino, che era il posto dove noi bambini ci intrufolavamo cercando di scansare i colpi di mazza che Mariano il portiere ci vibrava contro, sperando di allontanarci. Diceva che gli rovinavamo le aiuole e i fiori, che poi chi me lo ripaga il lavoro, quelle zoccole delle mamme vostre, gridava. Noi ridevamo come i pazzi, a volte a sfregio, scavalcavamo le ringhiere e correvamo sui fiori, strappando le piante e gettando i raudi accesi contro le fioriere per farle esplodere. Perché eravamo sì bambini, ma mica fessi. E sapevamo che se tutti e 15 facevamo invasione nei giardini, lui poi non ci poteva acchiappare tutti o prendersela con qualcuno di specifico. Nel parco eravamo soprattutto il terrore degli anziani, che erano quelli che volevano riposare il pomeriggio, e invece noi giocavamo a pallone sotto le verande e a volte gli scassavamo le vetrate durante i calci di punizione. Geppino, che era il figlio del portiere, era anche il più grande di età, e a volte si acchiappava le mazzate dal padre proprio a causa nostra, quando cercava di mettersi in mezzo per riappacificarci. Tra tutti i ragazzi c'era Patrizio, che era l'unico alto quanto Geppino, e però si muoveva in modo strano e parlava con una voce sottile, e papà diceva che sicuro sarebbe diventato ricchione. In effetti già all'epoca Patrizio era isterico e a volte piangeva e strillava come una femmina, che tutti ci vergognavamo, e per colpa sua successero un sacco di faide interni al parco. Infatti la maggior parte dei bambini proveniva dalla palazzina 7, che era quella dei cafoni arricchiti, come diceva mia nonna, mentre io e Patrizio vivevamo nella numero 5. Così un giorno lui decise che si era stancato degli estranei e che dovevamo allearci contro di loro, tipo i ragazzi della via Pal, e fare una crociata e cacciarli una volta per tutte. Il problema però è che nella palazzina 7 c'erano 13 bambini, mentre nella 5 eravamo soltanto io e lui, e alla fine, a causa sua, praticamente ci stroppiarono di mazzate.
Io l'avrei letto tutto perché cioè, tutto così fa tanto ridere, è fantastico, c'ha questo ritmo e poi soprattutto ci porta una Posillipo che anche qui insomma lontana dall'ambiente borghese, alto borghese, una Posillipo un po' diversa, vista da questo piano nobile dell'infanzia, della fanciullezza e soprattutto ti passo la parola perché ce lo devi raccontare tu a parole tue. Letto da te è anche più bello, diciamo, di no, perché poi questo è solo immagino. L'inizio, poi il protagonista vero ancora non è uscito fuori, ma non lo posso leggere tutto, perché cioè, poi ve lo comprate anche con l'acquerello di Diego. Quindi. No, e ci stroppiarono di mazzate, è un po' la storia della mia vita. Poi la cosa bella è che tutti mi... perché poi, insomma, vabbè, il racconto prosegue, sono velocissimo, c'è un padre che poi è mio padre che vuole costruire una serra al posto del bagno accanto al quale io vivo e succedono tutta una serie di cose. E la cosa divertente è che ci sono dei momenti in cui è comodo essere napoletani perché non ti devi inventare nulla. È capitato che più persone abbiano letto il racconto e mi abbiano detto, diciamo, mi abbiano strappato un ma è vero che è tutto finto, è tutto inventato, no? E che esagerazioni, che iperboli. In realtà praticamente il 90% delle cose che ho scritto sono semplici ricordi, le ho dovute solo condire, insomma, e riallacciare un po', quindi in questo senso è vantaggiosa la stranezza e il realismo magico o grottesco di essere napoletani. Io in realtà mi ero preparato un'altra cosa, cioè io volevo parlare del racconto del testo di Alessio Forgione questa sera perché Mirella, insomma, ci eravamo messi d'accordo di prepararci sui racconti, sui testi di altri, e, però diciamo vi rimando in via indiretta alla magia che ha creato questo libro, che è riuscito a far parlare di sé e anche a ispirarci reciprocamente. E, per esempio oggi è uscito un testo, ho pubblicato un articolo sul Mattino sulla decadenza, diciamola così, del rap, dell'hip hop italiano, che secondo me è incapace di raccontare la complessità del reale, ma questo testo mi è stato ispirato dalla lettura di quello di Alessio, in cui lui parla della voce della strada di Secondigliano, di Scampia, appunto di questo rapper Geolier che ha scalato le... faccio un po' di spoiler così dopo non sai più di cosa parlare, Alessio, che ha scalato le classifiche, insomma, non solo nazionali ma internazionali, e quindi da Napoli con la sua voce, una voce appunto dialettale o meglio linguistico-napoletana di strada, è riuscito a parlare della città, chi la città forse non sa nemmeno dove si trovi. E quanto al mio racconto, l'ultima postilla, il pitone anche, sì, era l'unica cosa vera è che era una vipera, in realtà non era un pitone, però il resto è, diciamo, la serra eccetera era uguale. No, il ragionamento che avevo fatto per questo, non sapevo cosa scrivere, ero in panico. Con Edoardo sono stato uno degli ultimi, credo, a consegnare, e alla fine ho detto potresti provare a scrivere qualcosa di narrativo, un testo creativo, però riallacciandoti un po' a quello che è forse il cuore della letteratura napoletana, no? Che è quel momento di traghettamento tra il teatro, la satira, il teatro comico, no? E la narrativa. È lì che poi abbiamo, credo, un po' origine tutti quanti, in quel passaggio tra, diciamo, la fine degli anni 70 e l'inizio dei 90, tra Patroni Griffi e Peppe Lanzetta, no? In cui il meglio del teatro napoletano, di Viviani, insomma, delle Atellane dell'antichità, viene traghettato in questa modernità prorompente, dispersiva, folle, eccetera, eccetera, e spero di esserci, insomma, riuscito. Grazie. Grazie, Viola. Grazie. Allora, io amo molto, ne stavo parlando prima con Fanny, amo molto la sua scrittura, il suo modo di essere, ma involontariamente provocatoria, cioè a lei basta di dire quello che pensa per essere involontariamente provocatoria, questa sincerità disarmante, che io le ammiro e invidio molto perché, insomma, riesce a essere sempre molto, molto diretta e chiara nell'esprimere il suo pensiero. Il suo pezzo si chiama Contro Napoli, per l'appunto. Dove sono nata non era un vicolo, ma neanche c'erano lunghi orizzonti, o almeno non da casa nostra, nonostante si trovasse al quinto piano. Un po' come accade a Lila e Lenù, nel rione che dà i natali a entrambe nell'amica geniale. Anche io sono cresciuta senza vedere il mare, ignorando quasi che ci fosse nella mia città. Sono nata fra gli anonimi palazzoni dell'Arenella, un quartiere collinare senza altri tratti distintivi, confina col Vomero, pur non godendo dello stesso prestigio,
e fra le sue strade non c'è niente di elitario né di troppo degradato. Quel ritrovo della piccola e media borghesia dista molto dai vicoli e dai panni stesi, dall'immagine che siamo soliti aspettarci da Napoli. Si tratta di un luogo che potrebbe essere ovunque. Che a Napoli esistesse il mare l'avrei scoperto solo molti anni dopo, si può dire quasi da adulta. E questo tuo racconto, questo tuo pezzo mi è piaciuto molto, mi ha colpito molto anche perché anche io sono nata all'Arenella, in questo luogo così anonimo che effettivamente dice sì, sono di Napoli, ma Napoli Napoli? Sì, Napoli Napoli, dove sei? All'Arenella? E quindi questa Arenella effettivamente di moderna costruzione, funzionale tutto sommato, e però anche quella è Napoli. Poi tu dall'Arenella chiaramente fai tutto un tragitto, quindi parli del Vomero, parli anche di Posillipo, insomma delle varie Napoli che hai conosciuto e che sei riuscito a mettere insieme, quindi ti volevo passare insomma la parola proprio su questo. Sì, appunto è un racconto che segue un po' la parabola, l'incontro che ho avuto con diversi quartieri nel corso della mia vita e appunto che mette un po' insieme delle Napoli non convenzionali, magari anche molto più anonime rispetto a quelle che siamo abituati ad aspettarci, che sentiamo raccontare, per cui contro Napoli, perché diciamo io poi sono anche andata via e perché sono stata a studiare a Roma durante l'università e sono poi rientrata, per cui il mio rapporto con la città è inevitabilmente segnato anche da questo movimento che comunque mi ha dato la possibilità di vedere qualcosa di altro e quindi nel tornare forse di diventare rispetto a quelle che sono le criticità, quelli che sono i disservizi, il malfunzionamento e soprattutto con il crogiolarsi che ha a volte Napoli in questo malfunzionamento, disservizio eccetera. Forse avrei potuto scegliere, non la fa anche cambiare, se vogliamo, perché appunto il cambiamento credo che non sia da vedere in senso negativo, ma anche in senso evolutivo. Per cui diciamo è un racconto che guarda un po' appunto il mio peregrinare cittadino dall'Arenella al Vomero, fra l'altro dove ho vissuto e dove sono cresciuta in dei parchi, quindi conosco molto bene quella che è la logica del crescere con altri ragazzini, passare ore e ore, cioè comunque liberi, e sicuramente un privilegio che oggi è sempre più raro, perché appunto mancano degli spazi in cui i bambini, i ragazzi possano muoversi. E in generale comunque appunto credo che sia necessario questo testo e sia necessaria una riflessione non soltanto per la Napoli che abitiamo oggi, ma anche per quella che consegniamo, comunque se vogliamo che Napoli appunto resti uguale a se stessa nei secoli dei secoli, o se magari di qui a 100 anni potrà avere delle sembianze diverse. Grazie Fuani. Allora, Alessio è già stato introdotto, cioè un po' spoilerato il pezzo adesso Brugione, ma se io dico che bisogna fare così, visto che oggi gestisco io, non direi che poi mi scambiate la scaletta. No, sto scherzando. Allora, Alessio ci porta nel mondo del rap napoletano, quindi ci parla della musica. Anche la musica napoletana è un grandissimo stereotipo, perché la canzone napoletana e poi i neomelodici e poi insomma nuova compagnia di canto popolare, cioè anche dal punto di vista musicale Napoli ha dato tantissimo, ogni volta è stata incasellata in un trend che doveva essere quello e quello e basta. Invece Alessio può dirci qualcosa di diverso su quello che per lui è stato l'incontro e la scoperta di una certa musica napoletana in un determinato periodo della sua vita. E infatti il racconto si chiama Della personale infanzia del rap napoletano.
Ho comprato il mio primo CD originale nel 2000. Mia nonna mi regalò 50.000 lire e io pensai, ecco, è arrivato il momento. Era una sorta di dichiarazione di guerra la mia, perché più volte avevo chiesto a mio padre di comprarmi un CD originale con il libretto dentro, i testi, le foto, e invece lui niente. Mio padre era assolutamente devoto al falso, alle cassette prima e CD poi. E di domenica alla stazione di Bagnoli c'era un signore che vendeva i CD falsi. Lì mio padre prendeva di tutti. Una volta mi comprò un The Best di Bob Marley e un'altra Dookie dei Green Day. Ma il CD falso più importante della mia vita fu senz'altro 41esimo parallelo de La Famiglia. Perché anni addietro, in prima media, trovai sotto al banco una copia di AL, una rivista che parlava di hip hop. Fu una grossa esplosione, così grossa che non esistono esatte parole per esprimerla. Un lampo e un tuono, cervello che ti formicola, il mondo che esiste ed eri semplicemente tu a non vederlo. Hip hop. Alessio, parli anche di un'epoca, insomma, non molto distante da questa, che però sembra lontana anni luce, perché appunto la musica si fruiva in modo del tutto diverso, c'era cioè i CD che oggi non ci sono chiaramente più, e c'era tutta l'industria del falso legata a questa cosa. Recentemente è uscito questo film divertentissimo, Mixed by Harry, che ci porta ancora un passo indietro alla falsificazione delle cassette, e anche su quello Napoli diventò un po', ebbe il suo allegro e infausto primato nella falsificazione. E niente, ti cedo la parola su questo. Buonasera. No, la cosa che io pensavo è che, sentendovi anche le altre volte, che è difficile parlare di Napoli perché viene sempre chiesta, mai un racconto, ma sempre un'interpretazione. Cioè, nel senso che io devo prendere, devo spiegare alle persone perché Napoli è così. Ovviamente queste domande vertono sempre sulla Napoli popolare, no? Perché il ragazzino scippa, perché il ragazzino spaccia, perché questo, perché quello. E a me non piacciono le interpretazioni. Innanzitutto io nella vita faccio lo scrittore, quindi io racconto, non spiego. Se qualcuno non capisce, rilegge. E quindi le interpretazioni, oltretutto, poi sono assolutamente delle opinioni e sono opinabili. Arriva Curzio Malaparte a Napoli, allora mi interessa leggere quello che dice Curzio Malaparte. Arriva un'altra persona, magari non me ne interessa assolutamente nulla. E la cosa che mi piace del rap, soprattutto del rap napoletano, che poi la particolarità è semplicemente quella di essere cantato in napoletano e di trattare più o meno un determinato tipo di argomenti. La cosa che mi piace è che il rap sicuramente è un tipo di musica che è nata da un'esigenza precisa, che è quella di raccontare, ecco, e non spiegare, raccontare le periferie americane. E poi questa cosa è arrivata anche in Italia. È uno dei primi posti dove è arrivata, come racconto nel pezzo, è Napoli. E chiaramente, come sempre accade, i napoletani incominciano a parlare di Napoli e incominciano a parlarne anche nelle canzoni. E questo viaggio è cominciato nel 98, no? Da 41esimo parallelo della Famiglia, che è il primo, non è il primo disco di rap napoletano che è stato stampato, ma è il primo esistente davvero, visto che i precedenti nessuno li aveva ascoltati, ed è un percorso, cioè nel senso che la cosa che diceva Angelo, arriverò a Giulia, cioè la mia intenzione è continuare questo pezzo, e secondo me la particolarità è che per esempio La Famiglia erano, ma così come anche i Cosang, che è l'altro gruppo, l'altro pilastro del rap napoletano, sono sì persone che frequentano la strada, ma vengono anche da famiglie, come dire, più o meno colte, più o meno civili, mentre adesso si è arrivati al punto che non c'è più alcuna interpretazione, non c'è più alcuna traduzione, cioè io proprio esco dal mio palazzone a Secondigliano, vado a Canale 5 e parlo a Canale 5 esattamente come parlo nel mio palazzone di Secondigliano. E io questo vedo un gesto, ecco, non, a me non interessa l'orgoglio, l'identità, tutte queste cose, cioè mi interessa. Però mi sembra uno statement, una dichiarazione di guerra, ecco, non capisci quel che dico? Riascolta, non mi riguarda, non mi interessa. O meglio, non farò di me una versione edulcorata di me stesso affinché tu possa capire. Questa cosa dell'interpretazione, io credo che
ecco, cioè, questo fenomeno del rap che sì, è diventato assolutamente planetario, non è un qualcosa di inedito, perché a Napoli abbiamo avuto la sceneggiata, no? Pino Mauro faceva 3 spettacoli al giorno e faceva 1000 vaganti al giorno, quindi c'era una richiesta vera e oltretutto c'era anche una qualità, una quantità e una qualità. Tant'è che Pino Mauro lo chiamo Francis Ford Coppola per interpretare il figlio di Don Vito Corleone nel Padrino parte seconda, e Pino Mauro disse di no perché a Napoli faceva più soldi. Quindi quel fenomeno, ecco, popolano, anche criminoso, assolutamente bullizzato dalla Napoli sedicentemente intellettuale, aveva sicuramente delle caratteristiche importantissime, fondamentali per questa città, e adesso che, come dire, non c'è più alcuna distanza qualitativa tra soggetto A e soggetto B, contano solamente i numeri, questi ragazzini di oggi, come spesso vengono chiamati, fanno un pezzo, raccontano esattamente quella che è la loro vita, e quindi non in maniera edificante, e pam, arrivano, sbancano in giro per il pianeta in napoletano, non in italiano né in inglese, in napoletano, nel napoletano più stretto e più respingente, come dicono a Milano, possibile. E a me questo interessa anche perché, cioè, non so perché noi qui stiamo parlando italiano, io sto applicando una forza su me stesso per parlare in italiano, cioè mi sembra quasi un po' tipo ridicolo parlare, no, non parlerei mai in napoletano in un contesto del genere, perché no. Però la questione del napoletano è una questione che, come dico nel pezzo, è una lingua che viene molto spesso limitata all'informale e all'osco, no? E non gli viene data più alcuna forma di, cioè non se ne vede proprio la ricerca. Invece, ecco, così come esiste il napoletano di Viviani, il napoletano di Filippo e il napoletano di Moscato, esiste anche il napoletano di Giulietto, che poi questa può sembrare un'affermazione, come dire, esasperata, ma perché in realtà forse non sapete bene che cos'è il rap, ma il rap è assolutamente un linguaggio poetico di difficilissima composizione, ben più di una poesia, perché non solo devi incatenare le rime, ma lo devi fare sopra un'armonia, raccontando una storia, con un flow, quindi è complicatissimo. E oltretutto, una cosa che io cito in questo pezzo è l'introduzione all'Angelico Bestiario di Enzo Moscato, di Fabrizio Ramondino, che diceva che è sbagliato dire cinema napoletano, è sbagliato dire letteratura napoletana, in alcuni casi è giusto dire poesia napoletana ed è sempre giusto dire teatro napoletano. E io, diciamo, sottolineo, dico, cosa non è il rap se non una fusione tra un certo tipo di teatro e un certo tipo di poesia. E quindi niente, cioè, mi interessava scrivere questa roba qua perché, ecco, mi sembra un campo di indagine dove possono interpretare e semplicemente raccontare, perché, cioè, le opinioni se le porta via il vento. Grazie per questo domanda. Ah, ma già detto, ci sono delle, qualcuno vuole fare un intervento, domande, abbiamo possibilità, qualche richiesta? No, per ora esistono, poi anche. Io voglio l'acquarello. Ah, ok, e allora è il momento acquarello. E allora fai l'annuncio dell'ufficio dell'acquarello. Accattatevo libera, venite qua e popolim. Grazie a tutti, comprate questo libro bellissimo e leggete tutti, anche singolarmente, tutti questi bravissimi scrittori e scrittrici. Grazie.